Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, Giovanni, e tutti gli amici che hanno lavorato a questo meraviglioso progetto, perché poi alla fine cosa chiedono i giovani? Quello di avere una maggiore partecipazione alla vita politica e sociale della città. Ci sono delle idee semplici che anche nella loro semplicità hanno un tocco di innovazione. A me per esempio è piaciuta molto l'idea del posteggio per i motocicli. È un'idea secondo me geniale, il fatto che all'inizio e alla fine dell'isolato possono essere utilizzati il primo e l'ultimo stallo, naturalmente quelli all'isca di pesce per il posteggio dei motocicli, è veramente un'idea che è innovativa, ma sta anche l'innovazione nella semplicità in cui viene descritta. Per quanto riguarda i bus navetta notturni, priorità assoluta. Quanti giovani purtroppo si mettono in macchina la notte dopo che hanno affrontato ore e ore di discoteca, di locali, hanno bevuto. Purtroppo l'effetto anche diffuso dell'utilizzo della droga, io voglio ribadire che purtroppo, vi dico purtroppo, ad oggi sono stato l'unico candidato tra 11 che si è sottoposto al test antidroga e alle sostanze d'abuso. Significa tutto. Su invito dell'Associazione Nazionale Antidoping è stato fatto questo invito agli 11 candidati e purtroppo su 11 candidati la proporzione è stata 1 su 11 sottoscritto. Mi fa piacere avere anche il capolista qui, l'amico Nino Lopresti, perché sicuramente i giovani devono essere istradati alla politica e lo devono fare seguendo però anche le esperienze di chi già c'è. Sicuramente, e voglio chiarire che il progetto non è finalizzato alla campagna elettorale. Il progetto è incominciato qualche settimana fa, proseguirà per gli anni successivi. Io spero che l'associazione Agora Giovani possa essere da stimolo per la nuova amministrazione e questo è un augurio che vi faccio. Avete incominciato un bellissimo progetto, l'avete anche messo nero su bianco in maniera pregevole. Questo significa che ci credete, lo fate naturalmente col cuore e vi voglio ringraziare per il vostro contributo. Non è concepibile che l'unico candidato a sindaco che si è sottoposto al test antidroga rimanga tale. Allora, che cosa nascondono gli altri candidati a No, che cosa sindaco? nasconde anche una parte della stampa, non Bravo, ha pubblicizzato che cosa nasconde assolutamente una parte della stampa e che cosa nascondono i candidati a sindaco? Perché non aspettano di disintossicarsi? Non credo. E allora, siccome il test psicologico è un Messi. obbligo morale di chi si candida a guidare la città, non lo estendiamo ai consiglieri comunali perché sarebbe ridicolo, Costerebbe tutto. costerebbe un sacco. Io l'ho fatto personalmente quando è stato chiesto ai deputati. Allora, non esiste che la stampa nascondi questa cosa vergognosa.